L'agenzia RE/MAX Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero. Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Da marzo chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero. Di Guarda chi c'è parliamo di bellezza e siamo pronti a declinarla in tante sue forme fino ad arrivare alla bellezza che dà benessere. Noi siamo al Fano Center per conoscere il Beauty Day. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta, che cos'è il Beauty Day insieme all'organizzatrice Ilaria Adel. Ciao Ilaria. Ciao, ciao, bentrovati, buonasera al pubblico del Fano Center. Siamo qua con lei, a cui non abbiamo dato un nome, però è la nostra panterona mascotte. Allora, Ilaria, tu per chi organizzi l'evento? Allora, io sono project manager per la Sangit, agenzia di organizzazione eventi, che organizza eventi nei centri commerciali d'Italia. Noi abbiamo organizzato il Beauty Day per il Fano Center, in occasione dell'Ocean Convention che si è tenuta stamani, quindi abbiamo scelto insieme alla direzione di realizzare una giornata dedicata alla bellezza. Giornata dedicata alla bellezza, quindi che cosa c'è in mostra e anche da provare? Assolutamente, ci sono tantissimi contenuti, anzitutto ci sono 6 protagonisti. 6 realtà del territorio che afferiscono proprio all'universo della bellezza, quindi abbiamo 2 meravigliose scuole di estetica, abbiamo l'Ipsia Benelli di Pesaro, abbiamo lo Yal Mark e il Pharmaconf sempre di Pesaro e poi abbiamo una naturopata meravigliosa, la Katia Bottegoni, abbiamo poi una body painter stupenda, lei è Carola Nesta e poi ancora insomma abbiamo una parrucchiera che è la parrucchiera del centro, insomma lo specchio di Cla, tante make-up artist, insomma c'è tanto tanto da vedere. Soprattutto special guest dell'evento, Nunzia Cillo, la lifestyle Nunzia Cillo. Ecco, che poi saremo curiosi anche di conoscere. Volevo anche chiedere un'altra cosa, perché noi qui siamo proprio nel cuore dell'evento, che cosa ci sarà tra poco? Eh sì, tra poco ci sarà un beauty contest, cioè 2 scuole di estetica protagoniste dell'evento si sfideranno a colpi di bellezza su 3 manche, massaggio, trucco, quindi make up e nail art. E poi il contest non finisce qui perché si prosegue con 2 spettacoli meravigliosi dove avremo delle acconciature fantastiche, avremo massaggi fantasiosi anche originali e poi soprattutto il Beautiful Icons, che non so
Cos'è? I Beautiful Icons, le scuole di estetica hanno realizzato delle icone di bellezza femminile ispirandosi proprio alle icone femminili d'epoca, quindi avremo Marilyn Monroe, Frida Kahlo, avremo Cher in carne ed ossa. Perfetto, allora siamo proprio curiosi di vederle, grazie e in bocca al lupo per l'evento. Volevo dire solo una cosa, vorrei lanciare in realtà l'appuntamento ai prossimi Pink Weekend, perché non so se lo sai, ma questa è la giornata di inaugurazione di quelli che poi saranno altri due weekend dedicati alla bellezza. Diamo le date. 17 e 18 marzo, Fashion Pink Weekend con Natasha Stefanenko il 18 marzo, dalle 17.30 ci sarà Natasha Stefanenko, e poi il 24 e il 25 marzo il Vintage Fashion Pink Weekend, dove domenica avremo proprio le Miss Fever. Sempre fanno center? Sempre fanno center, mi raccomando. Un'esperta, visto che parliamo di bellezza e benessere, abbiamo la lifestyle blogger Nunzia Cillo. Ciao Nunzia. Ciao, buonasera a tutti. Sei qua per il Beauty Day per parlare di che cosa? Allora, innanzitutto come giurata, in qualità di giurata per decretare insomma il vincitore tra le due scuole, e poi anche per una piccolissima intervista in cui affronteremo i due temi della skincare e del make-up. Quindi ecco, skincare, cura della pelle, in che senso? Skincare, cura della pelle, tutte quelle piccole attenzioni e coccole quotidiane che dovremmo dedicarci, soprattutto noi donne, per appunto avere una pelle radiosa, perché spesso le ragazze chiedono magari informazioni sul fondotinta, sul make-up da realizzare, ma ignorano il fatto che per avere una pelle perfetta bisogna partire dalla base, prima di tutto prendendosi molta molta cura di se stesse, anche nel quotidiano, sport, alimentazione, bere tanta acqua, i prodotti giusti, soprattutto la night routine e queste cose qua, insomma. Quindi ecco, mi sembra di capire che la bellezza va di pari passo col benessere. Assolutamente sì, a 360 gradi, sì, sì, sì. Abbiamo detto, ecco, questa è la prima parte, poi il trucco. Poi il trucco, sì, prima di tutto guarderemo i make-up realizzati dalle due scuole che oggi affronteranno questa sfida, e poi sicuramente ci sarà una piccolissima parte in cui darò dei consigli beauty di make-up alle donne. Possiamo anticipare la prossima tendenza della prossima stagione in fatto di trucco? Allora, sicuramente labbra molto molto strong e rossetti matte, questa sarà una delle macro tendenze, e poi vedremo la ricomparsa degli ombretti colorati. Ecco, quindi per la stagione diciamo colore. Colore, assolutamente colore, sì, con l'arrivo della bella stagione direi che ci sta. Grazie Nunzia e buon pomeriggio. Grazie a voi e buona serata. Siamo con Barbara Marcolini, che è titolare di L'Oro di Babette Fashion, che è una delle attività storiche qui di Fano Center, quando ancora si chiamava Auchan e quando ha aperto, giusto? Sì, assolutamente sì, io sono qua da 22 anni e ne sono ben felice. Quando si chiamava Joyland? Quando si chiamava Joyland addirittura, poi è diventato Auchan e qualcuno ancora lo chiama Joyland alcune volte. Sì, sono qua e diciamo che ecco, sono contenta che dopo tanto tempo ci sia stato comunque un rinnovamento del centro commerciale, e quindi io ho sempre creduto diciamo nel centro commerciale, chiaramente aveva bisogno di un restyling, cosa che è avvenuta, e quindi ne siamo più che contenti insomma. Adesso come sta andando? Ma devo dire che c'è stato molto interesse e molta curiosità, e difatti c'è tanta gente che gira anche dall'entroterra, e quindi diciamo che riusciamo a raccogliere a Fano tanta gente che magari prima andava anche in Romagna, e noi siamo ben contenti insomma di accoglierla qua a Fano, ma proprio nella città di Fano e nel centro commerciale, quindi diciamo che va bene sia per il centro storico che per il centro commerciale. Bello, bello anche questo turismo che attraiamo noi a livello commerciale. Oggi Barbara Marcolini è qui anche in veste di giurata per questo Beauty Day.
Sì, diciamo che sono felice di partecipare perché mi hanno convocato per fare la giurata, per vedere questi ragazzi che comunque si mettono in gioco, no? come scuole, e quindi sono contenta di poter dare il mio contributo anche in questo caso, visto insomma l'interesse che crea. È un bellissimo evento, ragazzi che veramente hanno voglia di fare per quello che poi sarà la loro professione. Grazie allora e buon pomeriggio. Grazie mille, grazie a tutti voi. E adesso parliamo di body painting, ovvero di pittura del corpo, e lo facciamo con la body painter Carola Nesta. Ciao Carola. Ciao, ciao a tutti. Carola, tu sei una body painter da quanto tempo? Da circa un anno, quindi sono una body painter amatoriale ancora, non sono una professionista, però sto cercando di diventarlo. Come hai iniziato? È iniziato per caso, insieme a una delle mie colleghe che è qui, Irene Di Blasio, e per scherzo abbiamo iniziato un corso e poi da lì mi è venuta proprio la passione del body. E adesso come va? Come sta andando? Bene, bene. Diciamo che stiamo ingranando, stiamo cercando di far capire la cultura del body painting, che purtroppo qui in Italia è sconosciuta ancora. Quindi piano piano, anche grazie al nostro lavoro, stiamo cercando insomma di farlo capire, far vedere di che cosa si tratta. Ecco, perché praticamente voi utilizzate delle modelle e su questo corpo diventa una tela dove dipingere. Esatto, sono delle tele viventi, non cambia nulla dal foglio di carta alla pittura su tela, e loro sono le nostre tele. I colori che utilizzate? I colori sono appositamente fatti per body painting, belly painting e face painting, quindi sono colori certificati e non irritano la pelle e non c'è assolutamente nessun tipo di problematica nell'uso, quindi tranquillamente si possono usare, vanno via con l'acqua, con una semplice doccia vanno via i colori. Oggi che cosa hai dipinto? Allora, oggi diciamo che stiamo dipingendo delle icone, le icone femminili. Abbiamo deciso di dipingere Marilyn Monroe utilizzando la tecnica del corsetto e Madre Natura, quindi stiamo dipingendo i vari aspetti di Madre Natura e come ci guarda lei con l'occhio della natura, appunto. E poi ci sarà l'icona femminile per eccellenza dell'animale, che è la farfalla. Perfetto Carola, grazie allora e buon proseguimento. Grazie, grazie mille a voi. E siamo con una splendida modella che si chiama? Martina Tonucci. Martina, allora da cosa sei body paintata? Allora, io sono la farfalla, che questo l'ho scelto il tema. Diciamo, sono di azzurro con nero. Adesso è da finire, mancano i glitter, che però li mettiamo alla fine perché sennò sporco tutto. Che esperienza è stata? No, bellissimo, perché comunque è un'arte stupenda, qua si conosce poco. Però è veramente, cioè, è come se sei una tela, quindi l'artista pittura su di te, proprio lo studia per te, per il tuo corpo. Sei diventata un'opera d'arte. Sì, spero, dai, di riuscirci a interpretare quello che comunque l'artista voleva diciamo, dire. Grazie allora. Niente, a voi. E dopo aver visto la bellezza in tante sue forme, tante tecniche di bellezza, noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Guarda Chi C'è. Ringraziamo Fano Center che ci ha ospitato e che è anche nostro sponsor insieme a Cenerelli Parquet e Agenzia Immobiliare Remax Orizzonti. Grazie anche a Leti Fashion per averci fornito l'abbigliamento e grazie a tutti voi per averci seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. L'agenzia Remax Orizzonti è parte del gruppo immobiliare numero uno al mondo e offre servizi innovativi per vendere o comprare casa in tempi brevi. Consulenza, professionalità, attenzione e soddisfazione dei clienti sono il nostro primo pensiero.
Cenerelli Parquet, legno di qualità per dare calore e prestigio alla tua casa. Da marzo chi acquista un parquet in legno riceverà in omaggio un viaggio da 2 o 6 persone in Italia o all'estero.